Ciao a tutti, bentrovati. Oggi volevo parlare di maghi, maghetti, mezzi maghi, maghi inconsapevoli, maghi consapevoli. Stavo riflettendo che ognuno di noi ha sicuramente fatto l'esperienza di pensare a qualcosa che poi si è realizzato e in qualche maniera c'è chi ha modo di sperimentare questa cosa un pochino più spesso e chi un po' meno. Ad ogni modo ce l'abbiamo tutti questa cosa e quindi siamo un po' tutti dei maghi. Mago in senso usando il termine come qualcuno che trasforma la materia a suo piacimento, no? E allora, che dire, facendo questo percorso di cui parlo sempre, mi viene da osservare questi fenomeni che capitano talvolta da un punto di vista degli assi cartesiani. E quindi dal punto di vista di come possono lavorare anima, mente e spirito, mi sono fatta l'idea che questa sinergia, questo manifestarsi creatori e quindi desiderare una cosa e poi vedersela realizzata nell'arco di pochi giorni, perché di solito almeno per quanto mi riguarda, la creazione di qualcosa a me di solito capita nell'arco di 3 giorni. Dall'1 ai 3 giorni di solito sono 2. Quindi sostanzialmente diciamo che il lato creatore, io mi sono fatta questa idea, che il lato creatore riesce a produrre qualcosa in questo luogo olografico quando anche inconsapevolmente, soprattutto inconsapevolmente perché siamo un po' così, siamo un po' inconsapevoli quando creiamo le cose, dove a me è capitato, per esempio, che inconsapevoli parzialmente, nel senso che, per esempio, quando io praticavo il mantra buddista, mi mettevo l'obiettivo e producevo questo mantra che produceva energia. Quindi sapevo, si usa la parola Ichinen in giapponese per dire Ichinen è l'intensità con cui miri al bersaglio, quindi sostanzialmente bisognava avere l'obiettivo chiaro, quindi una direzione, a questo punto un asse, una linea che indica un punto, e l'energia e l'idea chiara di come si deve manifestare la cosa. In tutto questo, perché dico inconsapevole? Se uno è consapevole di produrre energia, è consapevole dell'obiettivo che vuole utilizzare, è consapevole di come sta mirando, uno dice è presente a se stesso, è perfettamente consapevole. Invece no, mi viene da dire che è parzialmente inconsapevole, ossia io ero parzialmente inconsapevole perché c'era sempre qualcosina che non capivo da dove nascesse poi la realizzazione della cosa. Sapevo che io ci dovevo mettere del mio, poi però la magia avveniva in base a una legge mistica della vita. Invece ora mi sto facendo quest'idea, ossia che noi, essendo dentro la nostra, vivendoci pienamente la nostra coscienza, che è più o meno consapevole, ma insomma ce la viviamo nella sua totalità, e
una coscienza risvegliata, una coscienza addormentata, non importa come è lo stato della coscienza, noi ce lo viviamo. E allora cosa succede? Che dentro questa coscienza, essendo fatta di tre assi, del tempo, dello spazio e dell'energia, la sinergia, la magia avviene quando sono d'accordo tutte e tre le nature. Mi sto facendo quest'idea, ossia che la creazione in questo luogo virtuale avviene quando anima ha già le idee chiare, vuole realizzare una cosa e anima ha in qualche maniera, diciamo, la bacchetta magica. Anima ha il mezzo, cioè ha la bacchetta, diciamo. Mentre ha il potere. Mentre cosa succede? Che mente ha l'energia. Mente riesce a dare il motore a ciò che anima vuole realizzare. Questo non nel luogo della coscienza, dove anima fa quello che gli pare. Ma in questo luogo virtuale, essendo le tre coscienze di tre nature diverse, quindi essendoci una separazione, succede che hanno tre compiti. Mentre con la coscienza integrata i tre compiti si integrano e quindi la creazione avviene in modo alchemico perché sono già unite, vanno già d'accordo e non c'è bisogno di dirsi qualcosa. Perché sono un unico corpo che produce la creazione. Quando invece viviamo nel luogo duale, in una parziale inconsapevolezza, cosa succede? Che queste tre nature spesso non vanno d'accordo. Per cui hai voglia di realizzare una cosa, ma le altre due nature, tipo anima vuole realizzare una cosa, ma mente e spirito vanno un po' in disaccordo. Quindi sostanzialmente il desiderio ce l'hai, l'obiettivo ce l'hai, il potere di anima c'è, ma mancano il sostegno di mente e spirito. Invece, cosa succede? Che talvolta questa sinergia alchemica, nonostante che stiamo vivendo nella dualità, avviene quell'istante in cui siamo unite. Siamo uniti anima, mente e spirito e quindi avviene la creazione e quindi ci si realizzano le cose e diciamo no, cavolo, io ho fatto l'esempio del biglietto. Ho un biglietto, ho trovato un biglietto dell'autobus gratuito da timbrare per terra a disposizione. Ho fatto l'esempio del biglietto, ma mi sono capitate altre cose. Quindi cosa succede? Che io sto facendo l'esperienza dopo la coscienza integrata che se penso a una cosa e questa cosa mi smuove un sentimento positivo, mi smuove un desiderio, siccome le tre nature si sono un po' unite, hanno compreso un po' l'integrazione. In questo luogo virtuale è come se tu accendi un cerino, zic, si accende una lampadina e in questo luogo virtuale si realizza senza che io faccia il mantra, senza che io mi metta delle ore a recitare per l'obiettivo, per definire l'Ichinen, senza che io mi metta a fare attività all'istituto buddista per dei giorni interi, eccetera. Avviene che l'interno della mia coscienza sta raggiungendo un pochino una comprensione dell'unità di questi assi, che quando mi viene un desiderio, questa cosa in modo naturale, olograficamente si manifesta. Perché i tre assi sono più integrati. E tendono all'integrazione.
E quindi è come se vanno più d'accordo e non c'è più nessuno che dice no. Mi sta capitando questa cosa molto interessante perché, come ripeto, mi è capitato altre volte di realizzare delle cose, però avevo bisogno di creare l'icine, pensarci tanto, l'obiettivo, ok? Poi avevo bisogno di recitare il mantra, quindi produrre energia, sentirmi con lo stato vitale, sentire proprio tutto l'universo, che io ero l'universo, sentire questa energia, questa cosa. Indirizzare potentemente l'energia verso l'obiettivo e poi aspettare che si realizzasse. Ecco, tutto questo non c'è più, è molto leggera la cosa. Ho un desiderio e qualcosina, una scintillina si accende. Sì, un ologramma, un ologrammino si accende e inizia ad esserci il bagliore della creazione di quella roba lì. Ecco, per cui io mi sto facendo l'idea che la cosa che ci rende creatori è proprio la sinergia, l'unità che c'è tra queste tre nature che in un mondo inconsapevole si uniscono a casaccio, cioè a casaccio, nel senso che se il desiderio è proprio forte e mente è d'accordo e spirito dice: ma vabbè, dai, accontentiamo quest'anima che quasi quasi è un bene anche per me, e mente: ma sì, dai, quest'anima, accontentiamola, che quasi quasi è un bene anche per me. Avviene l'alchimia in un luogo inconsapevole, talvolta avviene il miracolo. Invece, con questo studio di come funzionano l'armonia di questi assi che devono rientrare nella loro linea, no? Precisa, cioè anima deve stare nella linea del tempo. Deve stare nel mondo temporale. Spirito deve stare nel suo luogo spaziale. Mente deve stare totalmente nel suo asse energetico, di energia. E allora, quando loro stanno al loro posticino, avviene l'alchimia, perché ognuno di loro vibra quel desiderio dando il suo contributo in modo completo al 100%. Quindi troviamo che c'è un unico autore, un unico creatore, perché gli tre assi si uniscono, diventano un solo punto e c'è un unico creatore che decide che cosa fare. Quando i creatori sono tre, ossia anima, mente, spirito, e si scordinano un po', il desiderio fa un po' cilecca. E allora siamo lì che diciamo: oh mamma, si sta per realizzare, oddio, c'ho paura. Per esempio, ci danno una notizia: guarda, lo sai che quasi quasi si sta realizzando quella cosa che desideravi? Bene, oddio, magari ora cambiano idea. E così fanno gli assi, e si spostano. Mentre fra virgolette inconsapevoli, con un desiderio puro di un bambino, no? Stanno unite, quando iniziano a prendere, proprio co a prendere consapevolezza che la realtà gli sta rispondendo, talvolta non abbiamo il coraggio di accettare che quel desiderio bello si sta realizzando e ci smuoviamo un po', destabilizziamo quest'assi e allora il desiderio viene un po' torto. Desiderio, sì, guarda, l'hanno fatto, però ci sono, devi fare questo e quest'altro, e quindi si torna un po' indietro, nel senso, desiderio c'è un pochino, ma non tutto. Ecco, io oggi volevo un attimino riflettere su questa cosa, che siamo tutti dei maghi, maghi consapevoli, inconsapevoli, parziali o totali. Con questo vi saluto e ciao!